Quando si tratta di raggiungere e mantenere velocità elevate in ambienti confinati, esistono solo due tipi di persone. C'è il pilota di caccia della precisione chirurgica e c'è il maniaco col pedale del Phantom Wedge premuto a tavoletta. Okay. Fere. Questa volta dovrei impersonare entrambi. Gara multiveicolo a giri che inizia con Molotov, che continua con Motto, Phantom Wedge e Oppressor. Oh mio Dio. Strano, Steph, davvero strano. Sì. Ma neanche ci fanno fare l'intro in questo video, Fede. Perché qua c'è cadi subito da appena parti. Quindi, Steph, non so che dobbiamo fare. Praticamente cioè, siamo dentro un tubo. I tubi. Però con... Non riesco neanche a parlare. I tubi con l'aeroplano sono difficilissimi. Andiamo. Poi non le facciamo mai le gare aeree. Quella è la difficoltà. Ma fra un pochettino cambieremo veicolo. Oh, spero no. Molto presto. Fede, dobbiamo passare in mezzo. No, aiuto. No, ok, sono vivo. Non me lo dire. Questo lo prendo. Come l'ho schivato, incredibile. Incredibile. Steph, ho perso un'ala. Piccolo dettaglio. Io volevo continuare a guidare senza ala, ma non me l'ha fatto fare. Mi dispiace. Sai, è un peccato. Tende un peccato, ad essere utile, Steph, un'ala, sì, nell'aereo, sì, È bellina l'idea dell'aereo del qui dentro. Del multiveicolo, Fere? Poi sta stringendo. No, non me lo dire. Cambio di veicolo. Moto. Alleluia. Oh mio Dio. Aspetta, arrivo. Che figata. Ok, spero di essere poco dietro di te, perché così finalmente cambio veicolo. Sembrano le trasformazioni del tipo di Sailor Moon. Ma che dici tipo qualcosa e cambi. Però invece che i vestiti cambiano i veicoli. È una figata sta roba, mi piace un sacco. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, no, ho cambiato veicolo, quindi adesso Vero? Finalmente posso guidare decentemente. Che era figata l'animazione. Sì. Sì, no, è bella, l'hanno fatta bene. Infatti non sapevo cosa aspettarmi dal cambio veicolo e devo dire che l'hanno fatta molto bene. Dove sei? Sono caduto dalla moto. Perché stai ridendo? Dove perché sei? Perché non fermo ad aspettarti. Vai! E il mio personaggio è caduto dalla gareggia, moto. Gareggia, su, muoviti. Ma che gareggia. Che fin con guarda la... con la moto come ti supera. Sì, vabbè. Usa la tua scia e me ne vado. Guarda sta curva stretta. Dove dobbiamo andare? Qua. Nelle curve faccio davvero schifo, sì. Siamo uno a fianco all'altro. Ti vengo a sbattere. Ti chiudo la curva. Dove sei? Ok, dai, tutto normale, tutto normale. Mamma mia, Steph, aiuto. Ma è troppo ripido. Esatto, io sto cadendo. Non ho il controllo. Io sto ancora capito cadendo. Ok, in aria. Ci siamo. Vabbè, quanto siamo veloci. Oddio, Steph. Giù, abbassa la testa. Ok. A destra. Attenzione. Ti supero. Qui sotto. Di nuovo a destra. Ma è bellissima sta gara. Ma bella, le ho fatte Fere? Bene. Cambio di veicolo di nuovo. Sicuro? Non so in che cosa. Sì, sta per arrivare. Tipo okay. Rampa e cambiamo veicolo. Ok. Phantom Wedge. Bellissimo. Oh mio Dio, e c'è pure il traffico, infatti. Vai, okay. Let's go. Ma come facciamo a gareggiare con un Phantom Wedge, Steph? Perché vedi, dobbiamo sbalzare tutti. È un po' strano, un po', capito? Una di quelle cose che non vedi sempre, no? Molto infatti strano. Questa gara mi piace un sacco, Fere. Fere, no. Perché sei più veloce di me, perché scusami? Perché non mi batti col Phantom Wedge, Steph. Ma allora ti accapotto. No, Steph, non lo fare. Allora, ti blocco la strada, allora. Anzi, continuo a gareggiare con te sopra, così mi avvantaggi. Ecco fatto, ciao. Ma cosa siamo? Delle moto. La moto volante. Ok, allora so cosa che fare. Io non l'ho mai usato. Come si usa, Steph? Il devi turbo? Premere E ed impennare come se fosse okay, un aeroplano. Ok, più o meno sì. Allora, io scendo di nuovo di quota. Anche io preferisco scendere. Perfetto, sì, infatti è qua sotto. Poi bisogna rialzarsi. Ma Steph è troppo bravo con le moto. Io non l'ho mai guidata questa qui. È tutto contro di me però, perché per me c'era solo Phantom Wedge per ora. Non va bene. Oh mio Dio, c'è pure una rampa. Col finale. Attenzione, Steph vuole saltare anche la rampa. E la vince. E la vince lui. È giusto così. Seconda gara. Guarda con che veicolo si parte. Oh, Fer. Finalmente. Una bella partenza questa. Aspetta questa però, è una bella partenza. Guarda. Dobbiamo girare subito a sinistra o a destra. Quindi... Io vado a destra. Vado dove non ci sei tu. Io guarda. Uso il turbo però rischio. Ok. Dai sì. Ci sta. Vai andiamo. Bene nell'altra direzione. Non okay. Ti voglio. Antipatica. Quella cosa gialla che prendi tiri dal turbo, quindi spamma E. Ok, perfetto, non avevo guarda capito. Che figo. È perché dobbiamo fare un giro strabello. Della morte incredibile. Eh sì, ho visto. Aiuto. Ce la facciamo? Non lo so. Sì, sembra di sì. Io penso di star per cadere, non però lo so. Però qua ci stacchiamo. Ah, ce la faccio. Ok. Ho avuto okay. Un po' di paura. Ce l'ho fatta per ora. Ok, ti ho anche visto. Io. Ti ho visto passare, perché io passo sotto di te. Eh sì, immaginavo che incrociavamo strana. Le traiettorie. È molto strana. Andiamo, sì. Andiamo, Steph, non sbattere. Adesso accelera. Di nuovo turbo. Bravo. Con la Rocket Voltic non vado male. Pensavo di essere ben peggiore. Ecco che mi schianto. Lo sapevo. Che curva. Ah, sto volando troppo. Spettacolo.
Che ti succede? Abbiamo dei percorsi totalmente diversi. Ho notato. Me ne sto accorgendo dal commentary. Esatto, in base a quello che commenti tu, a me non succedono le cose. Sono totalmente io pensavo che fossero specchiate le due strade. Invece no, invece però no. Sono vicino a un cambio veicolo. L'unica cosa che ti posso dire Dici? Perché sì, ho visto dalla minimappa il rosso. Anche io no. Ok, cosa succede? Qual è il prossimo step? Pure al contrario mi fai nascere. No, non lo voglio l'aereo al contrario, ti prego. Ti prego no, eh. Ok, ok, più o meno ci sono, Steph, non proprio. Io l'ho immaginato tutto al contrario, mi sa. Oh, è difficilissimo da guidare. Aiuto. Ok, con calma, con calma. Ringrazio che questo qua è un aeroplanino del cavolo ed è più semplice rispetto a più quello meno, di prima. Steph, più o meno, Steph, io lo sto facendo tutto al contrario, non sono riuscita a rimettere. Pure io, Fere. Tu ce l'hai fatta, io no. No. Continuo a stare allegramente sotto sopra, va bene. Vedo tutta la città al contrario, è fastidiosissimo. Vedo però il cielo sotto di me, la città a me sopra sta cosa degli aerei che passano dentro i tubi mi piace un sacco. No, a me fa venire ansia, troppo preciso, sempre appunto, paura di perdere qualche appunto, ala. Appunto, una gara di precisione no, fa piace, per me. Non mi piace. Okay, io preferisco le gare dove si corre, non dove no, si vola. No, però adesso devo iniziare a girare sinistra e destra e al contrario si sente. Ok, sono riuscito a mettermi dritto a fare. Siamo vicini a un cambio di veicolo e torniamo con la moto. Quindi batti, torniamo un carro, no, non abbiamo mai fatto la moto. Esatto. Quindi abbiamo la batti, se ricordo bene. Oh yes, oh, eccoci qui. Ancora con sto elicottero del buon cavolo. Divertimento. Ok, tubi normali per adesso, nulla di strano. Inizia ad andare un pochettino. Anche perché credo che siamo totalmente in due gare diverse, Fere. Ah, io ho detto all'inizio prendiamo strade diverse, ma pensavo che poi cioè, ci riunissimo. Anche io. E invece non ci siamo proprio totalmente separati, abbandonati forever. Esatto, vabbè, è una cosa bella, è molto ma positivo. Non è vero. Però, ho capito, speravo che ci rincontrassimo ogni tanto, almeno incrociati o qualcosa beh, del certo, genere. Beh, certo, dopo che voli con quell'aeroplanino, poi devi avere anche l'elicottero, mi sembra giusto. No, ti prego. Io ero già felicissima di avere la mia Bati. No, non è la mia, però è la Bati che a me piace. Quindi felicissima e mi dici pure. Per di più mi stai rovinando le sorprese, Steph. Per di più sai che cos'è? Che cos'è? Quell'elicotterino un posto, Fere. Vero? L'Avok, sì. Ho capito già qual è. Oh no. Io sto piangendo dentro mentre lo guido. Perché devo essere, non mi piace né esteticamente né a livello di manovrabilità. Vabbè, il mio è fucsia, quindi ti dirò, è anche carino. Sì, dai, ci sta. Il mio è celestino, non mi piace. Manovrabilità è terribile. Lo vero? Odio. Vero? Sì, è stranissimo. È una tortura, eh. Esatto. E poi cosa sono sti tubi qua? Non capisco più nulla. Ah, abbiamo finito. Perché okay, vedo il traguardo. Quindi non c'è altri cambio veicoli. Tutto in volo questa gara. Io ne voglio una tutta a terra. Voglio andare in acqua. Per io terra. Io ne ho vista un'acquatica. La proviamo? La proviamo, sì, adesso si chiama Naufraghi o qualcosa del davvero? Genere. Sembra. Sì, davvero, su seria. Mi su piace seria. Naufraghi, bel nome. E si parte in acqua. Sei pronta, Ferettina? Sì. Che sì, per sì, me sì. Non piace stare in acqua, però sono felice. No, aspetta, è sempre meglio di volare, quindi spero. Esattamente. Che vada ho un po' meglio. Ho pensato la stessa cosa. Ok, qua ci darà un turbo. Sì. Oh mio Dio, anche oh mio Dio, siamo controllare davvero sta lenti. Roba è impossibile. Ma dobbiamo rampizzare? No, dove stiamo andando, Fere? Non lo voglio sapere, Steph. È l'entrata di un posto strano questa. Sì, è una specie di galleria. Sì, vabbè, io sono andato. Dove sei finito? Ti ho visto annegare. Come hai fatto? E non riuscivo bene a girare. E solo dritto, ma come puoi sbagliare? A me non lì? Gira bene sta roba, neanche a me, vedi, piano piano. Ho preso l'onda sbagliata e mi sono schiantato sul muro. Oh, okay. Mi sembra normale come cosa, sì, può capitare a chiunque, no? Ok, finalmente okay. Qui si cambia, Steph. Cos'è? Una moto. Ah, meno male. Alleluia. Qualcosa di normale. E che moto abbiamo? Perché la sceglie lui. Quella strana, quella che si usa per le scie. Ce okay. L'hai presente? Sì, non mi piace, nome, mi piace, però. Mi piace. Prenderò la tua scia, allora. In onore. Rampizzo. Ok, interessante. Molto veloce come gara qua, Sì, è molto veloce sta moto. Infatti mi piace. Ci sta. Mi piace. Ti vedo, cambio veicolo. Cambio, cos'è? Auto, la T20. Ok, sì. Perché sì, lì sì. Se non la vedi ti fa il fumo, quindi sei ancora indeciso su cosa è e su cosa non è, capito? Ma questa è una bella rampa. Ti prego non ti schiantare. Tutto bene? Sono esplosa. Ho vista. Perché sono esplosa? Ce la potevo fare, secondo me. Non mi dispiace. Ok. Stavo sbagliando strada. Ok, tutto a posto. T20, tutto ok. Vado. Si rampizza qua, Fere. Si rampizza tantissimo. Ho notato, bello. Questa qua però era, mi sa, la gara con più veicoli. Perché ce n'erano o 5 o 6. Una roba del genere. Sì, non mi ricordo. Quindi credo di preciso che faremo sì. Di tutto. Tra cui anche volare, purtroppo. Per la nostra fortuna non. Anche perché toccherà. Ho già visto che mi pare che il veicolo sia l'Avok di nuovo. Quindi no, davvero? Mi sa di non sì. Ci credo. Non mi sa proprio. Ma perché di si sì. Sono fissati sull'Avok che non piace a nessuno? Fammi capire. Vabbè, scusa, Steph, evidentemente a qualcuno piace. Secondo me no. Secondo me non piace proprio a niente a nessuno. Vedo il cambio veicolo nella minimappa. Oh no. È arrivato. Cos'è?
Aeroplanino. Aeroplanino. Oh, vabbè. Ok. Vabbè. Ok, ok, ci sta, ci sta. Sempre ci sta. Brutto. Però ecco ci sono, me. Fede, dei strani pilastri in auto. Ok. No, non hai capito. Non so a che servono. No. È finita la nostra vita. Praticamente ti dà delle forme che devi eseguire con l'aereo. Sì, se non vabbè, le fai, ciao, non ti dà il checkpoint. Io esco da questa gara, esco fuori. Cioè, sei obbligata a guidare storta tutto il tempo perché altrimenti non ti dà il checkpoint, Fede. Io non avevo mai visto una roba del genere. Non me lo dire. Sono 2 ore storto, mi sta infastidendo sta cosa. Però è carino. Ok, posso raddrizzarmi, per fortuna è finito. E ora è una barca, finiamo con una barca alla gara, Fere. Ok. Ok, un motoscafo per essere precisi. Vado, okay. Oh no, non ho idea di come atterra da un aereo il motoscafo. Ah, Steph, io sono un attimino concentrata a fare questi accidenti di forme. Chi l'ha inventata sta gara? Dimmi chi l'ha inventata, ti prego. Perché lo voglio uccidere. Cioè, non mi piace fare queste forme. No, allora, Steph, io non voglio più fare. Già? Non ti piacciono le aerei. Se poi ti danno pure le formine da fare, è un disastro qua. Però è una buona idea, Fera, ammettiamolo. No, è terribile l'idea cosa che ti possa venire nella vita. Cioè, proprio quando sei annoiato e vuoi fare un dispetto a qualcuno, una di quelle idee. Addirittura capito? Un dispetto? Sì, li vuoi rendere la vita infelice, qualcosa del genere. Non lo so. Come Steph. Sei drastica. No, è terribile. Cioè... No, vabbè, Fera, c'è pure l'Avoc alla fine, avevi ragione. L'Avoc l'avevo letto, però non sì, avevo letto sto coso. No, non la finisco. Mi rifiuto di fare queste cose. Io non sono un circense qua, Qua bisogna guidarli dritti gli aerei, non storti, scusa. Quanto dura ancora sta cosa? Ma i circense non sono quelli del circo? Esatto. E non guidano aerei. Sì, ma quelli del circo fanno le cose strane, storte, quindi io non sono uno di quelli del circo. Ah, ok. Ah, dimmi che ho finito, ti prego. Perché sono da 2 ore e mezzo che guido storta. Cioè, allora, è sì, lì sono tipo 6 checkpoint, non sono tanti. Però ok, poi, io la barca. Poi passi a barca, poi passi a macchina e poi passi ad Avoc. Cioè, bene, è un passaggio infinito di veicoli questa gara. L'importante è che abbia di nuovo la mia barca e che non debba più fare quelle diavolerie tutte. Dopo la barca c'è l'auto. Quanto si sta divertendo fare da 1 a 10? Meno 50. Si può andare in meno, altrimenti esagero. Io non ci credo. C'è un altro cambio veicolo. Pensavo fosse finita la gara. Cos'è? Di nuovo una barca? Vabbè. Ma quanto dura? Non lo so. 8 ore e mezzo di gara. E poi il gioco ti proponeva di fare pure 2 giri, perché hai capito? Tanto dura poco. Hai capito? Non è snervante. Non è, capito, fastidiosa. È molto divertente. Quindi perché non ne fai anche 5 di giri? Perché non ne sì. proponi di più, dai. Vabbè, se vuoi di più, anche possiamo 40, restare tutta la mattinata a farla. Esatto. Lo so, sì, che ti piace. Sì. La rifai all'infinito, perché sai com'è, sempre divertente. Guarda. Soprattutto la parte con l'Avoc, quella là l'apprezzo molto. Che non va giù e non riesco a prendere i checkpoint, capito? Ci sono 15 minuti per fare la stessa cosa. Questa è la gara, Steph. La vedete lì in alto? Che svolazza. Allora, preferisci che la finisco e che pongo fine a tutto ciò? Ormai la vuoi finire? Quanto dura ancora, scusami? Molto. Devi come fare molto? Tutti un sacco di giri, poi prendi no, una barca. No, mi sto rotando. Pongo fine, Fede? Sì, no. Okay. No, non mi interessa neanche tenere l'orgoglio di finirla, perché no, è troppo. L'Avoc è troppo, vero? È troppo. Capisco. Dopo l'aeroplanino storto, questo allora, è troppo. Allora, perché se riesci a tutto, lasciateci un like. E se è la prima volta che vedete il nostro video, potete considerare di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima! Ciao!